Un viaggio suggestivo e avvolgente nello spazio e nel tempo, capace di condurre lo spettatore più vicino al bello, ad un passo da Dio. Tutto questo è Divina Bellezza, la scoperta dell'arte sacra in Italia, una serie di documentari in 10 DVD realizzata dal Centro Televisivo Vaticano e da Officina della Comunicazione. La narrazione in 4K parte da Roma e da quella bellezza universale che è la Cappella Sistina, per poi toccare le grandi città culle del sacro come Firenze, Milano, Napoli e Palermo. Un gran tour in chiave contemporanea che attraverso le immagini tocca 30 diocesi e 80 location per riscoprire l'arte altissima di Michelangelo, Giotto, Tiziano, Raffaello, ma anche quella poco nota, assente dai libri, che improvvisamente irrompe sulla scena portando con sé secoli di storia, momenti forti di religiosità e di fede. Il filo conduttore della produzione audiovisiva avvenuta sotto l'egida della Segreteria per la Comunicazione è ancora la voce straordinaria di Alberto Angela. Quello che secondo me è molto bello di tutto il lavoro che abbiamo fatto è che questa sensazione di una bellezza, di una serenità assoluta, riesce a attraversare i secoli a cavallo appunto dell'arte. Allora, alcuni lo vedono come un esempio dell'ultraterreno, della fede, eccetera. Altri invece lo vedono come un esempio della razionalità, della creatività, delle capacità dell'uomo. Comunque sia, indubbiamente quello che a me ha impressionato di più ogni volta che si entra diciamo in un luogo sacro, se si vede, non so, il Cristo velato, la cappella diciamo all'interno del Duomo di Monza, la cappella Teodolinda, è lì rimani estasiato a bocca aperta e dici: l'uomo è riuscito a fare cose nei secoli che ogni generazione considera come qualcosa di una bellezza assoluta. Cioè è un'emozione che è riuscita a essere intrappolata dentro una basilica, una cappella o semplicemente una scultura, ed è come un tizzone caldo di un fuoco che non si spegne mai. Divina Bellezza in edicola da mercoledì 15 novembre e per le prossime 9 settimane, grazie all'impegno di RaiCom e di Gedi in abbinamento alle proprie testate, è frutto di un enorme lavoro di squadra e di reti a cui hanno partecipato 19 esperti di storia dell'arte, sociologi, filosofi e documentaristi. In prima linea, nell'intento di raccontare la bellezza ma anche di poter recuperare la memoria e l'identità di un popolo attraverso dipinti, sculture, pale di altare, oggetti dal valore inestimabile, come ad esempio la corona ferrea, ci sono i Musei Vaticani. Il direttore Barbara Iatta. L'idea di avere a disposizione 10 DVD per le generazioni, anche per la formazione delle generazioni così più giovani, degli studenti, ma anche del singolo cittadino, avere 10 DVD con 10 ore che in qualche modo mappano l'arte religiosa in Italia, mi sembra una cosa straordinaria. Ecco, questo era impensabile 20 anni fa o 30 anni fa, quando io iniziai l'università, o così era impensabile anche proprio per la fruizione. Quindi è uno strumento straordinario di divulgazione, ma anche di educazione e di sensibilizzazione. Altro merito di questo viaggio nei capolavori dell'arte sacra italiana è stato sicuramente l'aver promosso e valorizzato il territorio. Il regista Luca Salmaso. L'opera, dal punto di vista registico, è importante e racconta tutto quello che è la storia dell'arte a partire dal paleocristiano, quindi l'arte sacra paleocristiana, fino ai giorni d'oggi. Però ha uno sguardo registico particolare. Perché? Perché non vuole essere una guida turistica, non vuole essere un mero racconto di un'opera, lasciando stare quello che ha creato l'opera stessa, ma in realtà vuole spiegare tutto il sottobosco culturale che sta dietro un'opera d'arte. In definitiva, più che un documentario, si tratta di arte che educa e conduce alla fede, fino ad aiutare lo spettatore puntata dopo puntata a rispondere alle grandi domande di senso e a raggiungere, spiega Monsignor Dario Viganò, prefetto di SPC, quell'orizzonte mai immanente che indica o evoca la presenza di Dio.